IT Comics è nuovamente in Sardegna per vivere un'emozionante avventura non solo di pesca bensì di tecnica con due nuovi nostri amici del Sollevante, veri e propri esperti della pesca dei cefalopodi. Misaki, esche letali per calamari in ogni momento della giornata. È un prodotto distribuito in esclusiva da Colmic Italia S.p.A. Siamo felici perché questi signori ci stanno mostrando le nuove tecniche per riuscire a catturare i nostri amati calamari. Vediamo nel dettaglio i loro suggerimenti e soprattutto queste novità del momento. Sentiamo direttamente dai protagonisti le novità Misaki sulla pesca del calamaro. Allora, lui mi sta dicendo che ci sono tre metodi. Il classico tataki con lo sbattimento, il blanco che è la posizione con il piombo che tocca terra e col floating del galleggiamento dell'acqua, e il ciocchezzo. Questo ciocchezzo sarebbe una fila di questi materiali, questi squid speciali montati in serie. Vediamo nel dettaglio lui cosa ci deve suggerire. Ci sta spiegando che dobbiamo montare in serie tutte questi artificiali, perché vedendo nel particolare ha un collegamento sia nella parte posteriore che nella parte anteriore. La distanza minima è di mettere circa 50 cm, che può arrivare fino a un massimo di un metro. Per quanto riguarda la tecnica classica della cattura dei calamari, loro hanno prodotto tre differenti artificiali. Uno realizzato in tutta seta, floating, ovvero sia galleggiante, uno realizzato in cotone, e un altro, questa novità in assoluto, che è stato realizzato in plastica trasparente con dell'olio interno e soprattutto con questa speciale bolla. Perché questo? Perché questo riesce a riprodurre la fascicola natatoria dei pesci. Maurizio, ora che si fa con questo? E ora si fa la miglior cosa di tutti, facciamo la prova in acqua. Benissimo, guardiamo un po' come lavorano.
Arrivati sulla posta, lo scandaglio ci segnala cefalopodi sul fondale e il team dà subito inizio all'azione di pesca. Takashi ci sta mostrando tutte le accortezze del metodo Blanco. Sia con l'azione della canna che agendo manualmente sulla tensione del filo, notiamo che compie anche dei giri lenti di manovella in modo da poter sondare più fasce d'acqua. Per animare in modo particolare gli artificiali, ci mostra anche il tataki fishing. Takashi ci consiglia di usare esche grandi quando i calamari sono aggressivi, mentre quando sono diffidenti nelle abboccate, preferisce stuzzicarli con esche piccole e ben animate. Allora, si diventa un killer che... Sì, calamaro hitter. Oh, bellino zuccherino. Guarda, un'altra volta su di lui, sempre sulla testina rossa, eh? No? Che ce la mangia la palutina, che se ne fa questo? Sicché ci siamo? Oh. Come si chiama il lì di Hoso? The name of this? The name. Yeah, that's why special fisherman. Quanto tempo l'ha messa, Andrea? Metto 4. A che distanza uno dall'altro? Ne sono a 50, 60. Ho fatto un po' occhio, ma 60 centimetri.
What kind are you using now? Sinking or mix it up? Mix up, yes. And hey, yeah, this is Takashi's method. I'm going. Like a bike, you know, cotton type. Cotton type, yes. Yeah. L'esca ricoperta in cotone risulta proficua specialmente nella pesca notturna. Possiamo notare anche la doppia corona per una migliore ferrata del calamaro. Risulta un accessorio indispensabile nelle esche grandi. Bull è la serie semiaffondante. Si riconosce per la speciale bolla interna composta da olio e colorati splatter. Questo modello è stato realizzato per una maggiore scelta, sia liscio che ricoperto da una speciale licra colorata. Erotica è la serie galleggiante. Si distingue perché foderata da una variegata seta. È un artificiale fondamentale per il metodo blanco. E a questo punto non ci resta che far vedere ai nostri ospiti del sollevante come un calamaro da predatore può diventare preda. L'attesa non è lunga. Un colpo secco e deciso ci avverte che una preda d'Italia sta mangiando. Andrea Collini va subito alla canna ed inizia il combattimento. Ha mangiato come una taluga, hai visto? Sì. Thank you.
cappellino e dopo guardiamo. Il vecchio piombo guardiano dà sempre i suoi frutti. Eccolo, per la gioia di tutti, un bellissimo dentice arriva in superficie. Oh, vai. Yeah. Andrea. Ciao Giovanni. La giusto in fondo. Anche gli amici del Sollevante vogliono provare l'emozione di un pesce mediterraneo. Quindi nuovamente in pesca. Sentiamo cosa ha da dirci Capitan Pastacaldi per quanto riguarda l'attrezzatura. Oggi proprio siamo al limite della sportività. Abbiamo usato un mulinello molto piccolo, un VS10, con una canna 12 litri, un'azione da 7 piedi. Abbiamo calato un calamaro molto lontano, a circa 60 metri dalla poppa, con un piombettino da 100 grammi. È un'esca viva, speciale soprattutto per vedere se si cattura una ricciola o un pelagio. Ora vedremo come andrà la giornata. L'attesa non è lunga. Pescando con un'attrezzatura così leggera, la nostra preda non sente nessuna resistenza e inizia la fuga. Bella canna 12 libbre e modellino piccolo, è bellissimo. No, dia da side. Well. Capitan Pastacaldi prontamente ferra e stacca subito il pesce dal fondale. E come promesso, passa la canna a Mr. Takashi per il combattimento. Slowly. Sweet. Very light, my line. Slowly, please. Well, top. Yes, that's okay. Che dici, Andrea? Che sono diventati, ragazzi, senti Giovanni, tu sei un artista, ci sei messo 3 minuti per prendere 2 pesci. 3, infatti torniamo a casa, perché se no, meno male non ci sa più esche. Ma lo sai che se ci aveva le esche. Lo sai che c'è dei problemi e questi giapponesi non vogliono più tornare a casa. Voglia più tornare a casa. Very mine line, yeah. light and small reel. Do you know this reel? Yeah. Omoto. Stay here, this side, okay? Well. Half? Check. Okay, that's okay. Half. Slowly. Well. Fallo vedi? 1 minute to the right, the lead. 1 minute, sir. Well. Now up fast. Where is it? Oh yeah. Yeah.
Per l'amarezza di tutti, con l'ultima codata il dentice riprende la libertà. Ma anche questa è la gioia e la sorpresa dell'imprevisto della vita. Ormai siamo al momento dei saluti. Sentiamo a caldo le loro impressioni di questa simpatica esperienza di pesca. La nostra bellissima esperienza di pesca nelle acque attestanti la Costa Smeralda è terminata. Con dispiacere dovremo ritornare in continente. E niente, il mister Collini può fare un ringraziamento speciale a tutti. Sentiamo cosa da dirci. Allora, ringraziamento agli amici del Sollevante della ditta Misaki che sono venuti a trovarci, hanno fatto tanti chilometri, ci hanno fatto provare delle nuove esperienze. Grazie a Giovanni il capitano che ha avuto la gran pazienza di stare con noi per 3 giorni della Long Beach Charter. Grazie a tutti, abbiamo preso dei gran pesci, ci siamo divertiti. Arrivederci a tutti, ciao 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 ciao. Ciao. Vediamo nel dettaglio come Capitan Pastacaldi consiglia di realizzare i calamenti. La scelta del fluorocarbon risulta necessaria, oltre che per l'invisibilità, per la semirigidità, in modo di mantenere la giusta posizione delle esche in pesca. Il classico metodo è di unire tramite un nodo dropper loop gli artificiali alla lenza madre. Arrivati a questo punto si gira per 4 volte il monofilo interno e si inserisce direttamente dentro questa cappiola l'artificiale. Si serra al tutto ed ecco realizzato l'accoppiamento lenza madre artificiale. Altrimenti, per poter sostituire con facilità gli artificiali, adotta speciali snodi sferici. Il metodo migliore per fermare questi snodi della lenza madre è tramite 2 semplici nodi a 8. È bene ricordare che tramite questa semplice perlina possiamo intercambiare facilmente tutti gli artificiali e soprattutto possiamo anche dare una distanza diversa tra l'artificiale e la lenza madre. Vi ricordo che per il metodo blanco si preferisce distanziare di circa 10 cm l'artificiale dalla lenza madre, mentre per il metodo Tataki la distanza deve essere massimo di 3 cm,
in modo da rendere più reattivo il movimento senza creare strani ingarbugliamenti. Per quanto riguarda la canna, il nostro capitano ha optato per il modello Kitakarei della Yamarappi. Grazie alla speciale azione del fusto, risulta infallibile per la pesca del calamaro. Per non avere torsioni, Capitan Pastacaldi unisce il multifibra in bobina tramite una piccola girella multipla. Anche il multifibra in bobina è una pedina fondamentale. Grazie al minimo diametro e alla speciale conformazione, si riesce facilmente a far scendere le esche sul fondale e ad avvertire meglio le abboccate dei nostri amati cefalopodi.